Ticosa, piscina e palazzetto di Mugiò e ancora Politeama e futuro dello stadio Sinigaglia. Manca una visione, tutto è fermo. È il durissimo attacco del consigliere di svolta civica Vittorio Nessi nei confronti dell'amministrazione comunale. La riflessione di Nessi parte dalla presentazione dei progetti condivisi tra l'Università dell'Insubria e il Comune di Como, tra cui la volontà di creare una biblioteca polifunzionale nell'edificio della Santarella. Non si possono non fare almeno due considerazioni. La prima riguarda la destinazione dell'area Ticosa di cui la Santarella fa parte. Da almeno un paio di anni nulla si sa circa il master plan col quale l'assessore Butti intendeva progettare l'area intera, destinandola principalmente alla concentrazione di tutti gli uffici del comune. Il progetto è scomparso dai radar, non sono stati spiegati i successivi passaggi, nulla è stato detto circa la sostenibilità economica dell'operazione. Prima di sostenere le importanti ma vaghe proposte dell'università, la Giunta dovrebbe spiegare quale sia la sua idea definitiva di destinazione dell'area. Il sindaco ha accolto con entusiasmo le iniziative dell'Insubria. Attende dal Calcio Como di sapere la futura destinazione della zona stadio. È rimasto assente nel dibattito che da più parti è stato portato avanti sullo sviluppo strategico dell'ex ospedale psichiatrico. Ha messo insieme un tavolo di coprogettazione riguardante il Politeama e ne è rimasto accuratamente fuori, pur essendo il proprietario maggioritario delle quote. Nulla dice in relazione alla soluzione dei problemi piscina e palazzetto dello sport. Insomma, la città ha interesse di sapere dove questa amministrazione voglia portare Como,